Buonasera a tutti ragazzi. Allora, premessa: non farò voti negativi, farò voti semiseri dallo 0 al 10 e ripeto, ci saranno i voti, diciamo che verranno dati, che li darò non solo per quello che è stato dimostrato sul campo, ma anche per quello che è stato detto al di fuori del campo. Io partirei subito, ragazzi. Allora, partirei subito con. Grazie Fra. Allora, partirei subito da Szczęsny. Allora, a Szczęsny gli ho dato, anzi, sì, gli ho dato. Adesso gli do anche il voto. Gli do 6. A Szczęsny gli do 6 perché ha fatto, non ha fatto chissà che miracoli, ma per me non ha neanche fatto chissà che papere. Quindi io penso che il voto al portiere sulle uscite è molto ancora insicuro, sbaglia qualche uscita, sicuramente però non è inferiore secondo me ai Donnarumma, agli Handanovic, a questi portieri qui che ho visto molto insicuri pure loro. La cosa che secondo me pecca Szczęsny, ok, è il fatto di non saper gestire il pallone tra i piedi e per il calcio moderno per me è una situazione molto, è un difetto molto grave. Per questo Szczęsny purtroppo non posso dargli di più, però secondo me è proprio un difetto molto molto grande quello di non sapere appunto impostare con i piedi. Poi, adesso vi vedrete insomma la scritta. Buffon gli ho dato 5 e mezzo. Buffon 5 e mezzo perché non ha fatto chissà che papere, però se noi guardiamo nel complesso ha fatto praticamente tutte le partite di Coppa Italia. Ha fatto delle buone parate, ce n'ha fatta perdere una in campionato con i suoi demeriti, che è stata quella contro il Sassuolo. Non posso dargli 6 perché comunque Szczęsny ne ha giocate sicuramente più di lui. Sta il fatto che comunque il ritorno di Buffon non l'ho capito, come secondo portiere, ok, ci può stare, però anche sotto l'aspetto delle parole al di fuori del campo, come ha dimostrato dopo Juventus-Lione, non mi è piaciuto questo ritorno. Poi vabbè, Pinzolio senza voto, è inutile neanche che lo scriva. Andiamo a De Sciglio, andiamo ai difensori quindi. A De Sciglio gli ho dato 2. De Sciglio 2 perché è un giocatore soggetto a infortuni ed è anche un giocatore mediocre. Un giocatore mediocre lo è sempre stato. È stato un acquisto, questo sì, voluto da Allegri, ma semplicemente perché costava solo 12 milioni. E quindi questa è una grande colpa di Allegri e una grande colpa della società che l'ha accontentato. È un acquisto molto molto mediocre, ripeto, giocatore inutile che lo si poteva cedere per 17 milioni alla fine del mercato successivo al Paris, del precedente, scusate, al Paris Saint-Germain. Non è stato ceduto perché insomma il tempo era troppo breve, però probabilmente guardando e considerando le partite, le poche partite che ha giocato e le ha giocate anche male, a quel punto sarebbe stato più utile cedere lui e tenersi a quel punto Pellegrini come terzino sinistro. Poi Cuadrado. A Cuadrado io gli do 6 perché ragazzi c'è un'altra questione da tenere in considerazione. C'è il pre-lockdown e il post-lockdown. Il pre-lockdown Cuadrado secondo me è stato uno dei migliori della rosa della Juventus. Per me si meritava un bel 7 prima del lockdown, poi dopo il lockdown ne ha fatte di tutti i colori, ma le ha giocate veramente tutte. È un giocatore che secondo me rimane ignorante calcisticamente, ma è anche un giocatore che, ripeto, le ha giocate tutte e quando insomma stava quasi al 100%, secondo me è stato, ripeto, uno dei migliori in campo per molte partite. Quindi a Cuadrado, secondo me, il 6 se lo merita totalmente. Poi passiamo. A Danilo gli ho dato 2 e mezzo, mezzo voto in più di De Sciglio perché ne ha giocate di più. L'altro giocatore soggetto a infortuni, l'hanno scambiato con Cancelo, molti hanno enfatizzato questo scambio con sì, ma Danilo sa difendere, ma Danilo tiene la posizione, Danilo è meglio di Cancelo. Ne ho sentiti anche alcuni su YouTube, robe da mettersi veramente le mani sui capelli. Intanto Cancelo comunque gioca titolare. Ha giocato titolare contro il Real Madrid in Champions League al ritorno e adesso non si sa come andrà a finire. Comunque sicuramente è andato più avanti di noi ed è ai quarti di finale eliminando il Real Madrid e non perdendo contro il Lione. Ovviamente non è una colpa di Danilo, però sicuramente Danilo, oltre ad essere soggetto a infortuni, c'è un motivo se
molti dicono c'è un motivo se ha giocato al Real Madrid e al City. No, c'è un motivo se è stato cacciato via dal Real Madrid e dal City con poche presenze e tanti infortuni, e quelle poche presenze, molte, sono state di un livello anche mediocre. Quindi Danilo 2,5, penso se lo becchi ce lo meriti tutto. Bonucci. Allora, a Bonucci ho dato un 6,5. Prima del lockdown per me era anche lui uno dei migliori. Dopo il lockdown è crollato, o comunque ha fatto delle nefandezze, ha avuto delle nefandezze abbastanza pesanti. Io gli avrei dato comunque il 7, anche considerando la prestazione che ha fatto contro Lione, anche se qualche sbavatura ce l'ha ancora, le spizzate, non legge le azioni, insomma. Però vabbè, tralasciando questo, le parole pre e post Juventus-Lione, quelle sono dichiarazioni che secondo me gli levano mezzo voto. Quindi sicuramente a Bonucci va dato un 6,5. Poi andiamo e passiamo a De Ligt. Allora, a De Ligt io ho dato un 8, perché ha avuto un inizio abbastanza brutto, diciamo, con rigori insomma, ne ha passate di tutti i colori. Ha avuto un diciamo, si è integrato in maniera lenta, però quando ha ingranato, per me è stato veramente il giocatore leader lì dietro alla difesa. Bonucci sicuramente gli ha dato una mano, però poi quando è uscito De Ligt, il leader vero è diventato De Ligt e non è più stato Bonucci. E poi io gli avrei dato 7,5, ma gli do mezzo voto in più per le parole che ha detto dopo la partita contro Lione, che ha detto noi eravamo più forti e dovevamo passare. Sicuramente Lione, essendo comunque gli ottavi, non è una squadra da buttare, cioè è una squadra comunque buona, però noi eravamo più forti e dovevamo passare. Queste sono dichiarazioni che paradossalmente fa uno di 20 anni e non le fa uno di 33-34 anni, quanti anni ha Bonucci, che è addirittura capitano. Una cosa vergognosa per quanto mi riguarda. Poi passiamo a Chiellini senza voto. Rugani 0. Rugani ha giocato poche partite, è stato chiamato in causa poche volte. È un giocatore mediocre, è un giocatore che secondo me può giocare veramente nelle squadre che possono competere per la salvezza, se non in Serie B. È un giocatore sopravvalutato negli anni, dopo quelle stagioni, insomma, con l'Empoli di Sarri, tra l'altro. Quindi Rugani è veramente stato un giocatore deludente, inutile e irrecuperabile secondo me per quanto riguarda la Juventus. E secondo me un bene per lui, un bene per noi soprattutto, che se ne vada in una squadra più consona alle sue qualità, se le ha. Poi arriviamo a Demiral. Gli do il 6, perché prima dell'infortunio a me era veramente piaciuto. Ha fatto qualche errore, è vero, però ci ha salvato parecchie volte il culo. Perché? Perché molte volte ho sentito dire che Demiral è irruento. Lui sembra sia irruento, ma invece lui interviene in una maniera che veramente sembra goffa, ok, ma entra sempre pulito sul pallone. Quindi Demiral secondo me è veramente un buon prospetto per il futuro, ci fa stare ottimisti. Ovviamente adesso bisognerà vedere dopo l'infortunio quanto ci vorrà a recuperarlo, non dico come prima dell'infortunio, però quantomeno vorrei vedere quanto ci avvicinerà a quel Demiral. Poi arriviamo a un altro giocatore, l'ultimo difensore molto discusso, Alexandro. Io ragazzi ad Alexandro gli ho dato un 6, perché questa stagione di Alexandro a me non è dispiaciuta. Cioè, considerando le altre stagioni, io ho visto molti giudizi secondo me prevenuti in questa stagione per Alexandro. Io fossi la società Alexandro lo terrei, perché per me con una squadra costruita bene Alexandro potrebbe tornare a fare l'Alexandro che conosciamo tutti. E io continuo ad avere fiducia in questo giocatore, anche se magari qualche anno fa l'avrei ceduto, uno o due anni fa l'avrei ceduto, però penso che si stia un po' sbloccando anche dal blocco mentale che gli aveva dato un po' Allegri sotto l'aspetto difensivo. Nell'ultimo periodo aveva fatto anche delle belle sgroppate. Contro Lione per me è stato il migliore in campo insieme a Ronaldo. Quindi Alexandro sicuramente bisogna ripartire da lui per quanto riguarda il terzino sinistro. Alexandro ha fatto per me una
stagione sufficiente. E le ha giocate, ricordiamo anche come Cuadrado, le ha giocate tutte. Le ha giocate tutte, ha fatto meno cazzate di Cuadrado, ricordiamocelo. Poi, andiamo ai centrocampisti. Allora, partiamo da Khedira. Khedira 1, giocatore inutile, a me non è mai piaciuto, anche quando dicevano che era intelligente, cose del genere, non è mai piaciuto. Un ex giocatore quando l'abbiamo preso, Real Madrid l'ha lasciato andare e per me c'era un motivo, hanno sostituito Khedira con Kroos, giusto per dire un nome. E Khedira è stato un giocatore inutile, poi sotto l'aspetto anche fisico, inaffidabile, inutile, sotto l'aspetto anche tecnico e tattico, quindi per me Khedira assolutamente l'uno, se lo merita tutto. Poi Ramsey. A Ramsey gli do un 4,5. Ramsey 4,5 perché? Perché prima del lockdown era un giocatore, sembrava ritrovato dopo la lunga convalescenza, praticamente dopo l'infortunio dell'anno scorso con l'Arsenal. Sembrava un giocatore ritrovato, aveva fatto gol con la Spal, aveva fatto gol con l'Inter, sembrava veramente il centrocampista adatto per Sarri. Dopo il lockdown è sparito, ha iniziato a fare errori, cazzate, e purtroppo, oltre al fatto che è soggetto a infortuni, ma dopo il lockdown non ne ha avuti, ma semplicemente perché Sarri probabilmente l'ha gestito come si doveva gestirlo. E Ramsey però è veramente inaffidabile sotto l'aspetto proprio atletico, perché ci vuole una vita per recuperarlo dopo una pausa lunga come è stato appunto il lockdown, molto di più rispetto a tutti gli altri. Quindi purtroppo è un altro giocatore inaffidabile che, se arriva un'offerta buona, va ceduto. Pjanic. Allora, a Pjanic gli ho dato 5, gli avrei dato 4,5. Gli do 5, quindi mezzo voto in più, per le dichiarazioni post Juventus Lione, mi sono piaciute molto. Ha detto: questa società, ok lo scudetto, ok non lo scudetto di fila, però questa società dovrebbe ambire a qualcosa di più, dovrebbe ambire a vincere la Champions League. Miren Pjanic mi è piaciuto molto con queste dichiarazioni. Per quanto riguarda il campo, ragazzi, Pjanic è limitato, non verticalizza, è un giocatore che rallenta molto il gioco, passa solo orizzontalmente o indietro al portiere, molte volte rischia pure lui di perdere palloni sanguinosi davanti alla difesa e commette falli ingenui, va solo sull'intercetto, una volta che manca l'intercetto non recupera più l'avversario, non cerca neanche più di recuperarlo se non facendo fallo, ovviamente poi punito con l'ammonizione. Pjanic purtroppo per me è e rimarrà un giocatore, poi vedremo cosa farà il Barcellona, ma non penso farà chissà che cosa, è e rimarrà un giocatore normalissimo che non è secondo me né carne né pesce sotto l'aspetto tecnico e tattico, perché sia da mediano, sia da mezzala, sia da trequartista, per me Pjanic è questo, con grandissimi limiti per una grande squadra. Poi Matuidi, ho dato 5,5 a Blaise Matuidi. Ha fatto una stagione un po' con alti e bassi, aveva iniziato titolare, poi Rabiot si è preso il posto a titolare. Matuidi è un giocatore che con i piedi sappiamo benissimo che non si sa fare, infatti una volta che Rabiot ha recuperato dopo il lockdown è stato messo in panchina Matuidi, perché è un giocatore che soprattutto con il gioco di Sarri, e mi concedo anche di dire, anche se non sappiamo come giocherà, anche con quello di Pirlo, Matuidi e giocatori del genere non c'entrano nulla secondo me. E quindi purtroppo è un giocatore che si inserisce molto, dicono che sia bravissimo, intelligente tatticamente, ma se uno si inserisce poi mi sbaglia assist e gol, tanto vale. Poi c'è ancora quella giocata contro il Napoli che veramente è stata una giocata penosa, che è rimasta abbastanza in gola quella giocata, ma quella è proprio una giocata che dimostra le qualità che non ha Blaise Matuidi, e purtroppo lì sono stati 30 milioni perché 20 milioni più 10 di bonus raggiunti, sono stati 30 milioni buttati per Matuidi, anche perché aveva già 30 anni quando l'abbiamo preso, e quella volta dissi che ok, era buono l'acquisto di Matuidi, ma se fosse arrivato un altro centrocampista, e soprattutto avevo criticato appunto il fatto dell'età e del costo, considerando appunto l'età di Matuidi. Arriviamo a Rabiot. A Rabiot gli ho dato lo stesso voto di Matuidi. Adesso vi spiego il perché. 5,5 per Rabiot. Perché ricordo e ripeto, bisogna suddividere la stagione in due parti: pre-lockdown, post-lockdown. Quello del pre-lockdown, ragazzi, Rabiot era da 2. Ha fatto, quando giocava malissimo, sbagliava tanto. Contro il Lione ha sbagliato anche lì qualcosa,
E gli ho dato 5 e mezzo anche lì. È stato il meno peggio a centrocampo perché gli altri hanno preso 4 e mezzo, Pjanic e Bentancur. Però Rabiot dopo il lockdown è cresciuto, ha fatto prestazioni da 7, una o due prestazioni 7 e mezzo, però non basta un mese, 2 mesi dopo tanti altri mesi fatti male per meritarsi secondo me un qualcosa di più rispetto al 5 e mezzo. Diciamo che è rimandato Rabiot perché molto probabilmente rimarrà alla Juventus, perché molto probabilmente partirà a titolare il prossimo anno, con 7 milioni di ingaggio io penso partirà per forza a titolare. Quindi questo ragazzi, Rabiot 5 e mezzo. Arriviamo a Bentancur, un altro giocatore che prima del lockdown, ovviamente gli ho dato 5 e mezzo, prima del lockdown per me era uno dei migliori. Dopo il lockdown ha fatto prestazioni indegne. Ho dato mezzo voto in meno rispetto a Cuadrado perché a differenza di Cuadrado proprio ha sbagliato tutte le partite che si potevano sbagliare dopo il lockdown. Qualche partita Cuadrado se l'è salvata, Bentancur invece proprio male. Dopo il lockdown proprio male, purtroppo. Arriviamo ragazzi agli attaccanti. Douglas Costa gli ho dato 4. Perché Douglas Costa, quando è entrato contro il Lokomotiv Mosca, ha fatto la differenza. È partito titolare all'inizio della stagione, aveva fatto la differenza. Quando ha giocato, ha fatto la differenza. Poi, dopo l'ultimo infortunio, non questo che ha avuto, ma quello prima che ha avuto, dopo quell'infortunio lì, ha giocato sempre col freno a mano tirato. Non ha fatto neanche più tanto la differenza. Aveva sempre quella giocata. Poi ha fatto un gran gol. Adesso non mi ricordo contro chi, però ha fatto delle ottime giocate, ma molto discontinuo proprio per la paura di farsi male. E poi la fine della stagione, e penso anche della sua, diciamo, carriera alla Juventus, con l'ennesimo infortunio. Giocatore soggetto a infortuni, giocatore inaffidabile. Quindi gli do 4. Semplicemente perché rispetto magari ad altri giocatori come De Sciglio, Danilo, soggetti infortuni, Douglas Costa quando entrava e giocava, quando stava bene, faceva veramente la differenza. Passiamo a Dybala. E a Dybala, ragazzi, io gli ho dato non oltre il 6,5. Perché? Perché tutti mi hanno detto sta grande stagione che ha fatto, 17 gol tra tutte le competizioni, perché io ragazzi, guardo tutte le competizioni tranne la Money Cup, cioè la Supercoppa italiana, perché non si può giudicare un trofeo per una partita che equivale al trofeo Berlusconi, secondo me. E quindi io consiglio Champions League, Serie A e Coppa Italia. Dybala ha fatto un ottimo pre-lockdown. Dopo il lockdown, secondo me, è crollato anche lui. Ha fatto delle prestazioni buone, però altre prestazioni veramente indecorose. Poi è un altro giocatore che nelle partite importanti manca perché si infortuna. Qua non è colpa sua perché Sarri poteva magari gestirlo meglio, sicuramente, anche se poi arriveremo anche a Sarri. Però dopo il lockdown per me non ha fatto chissà che grande stagione, ma in generale per me ha fatto un'ottima stagione, ma non questa grande stagione che hanno fatto passare molti per qualche assist e qualche gol. A Dybala gli manca l'ultimo passaggio, a Dybala gli manca la testa in certe partite europee soprattutto. Quindi mi spiace, ma Dybala non posso valutare la sua stagione grandissima. Ottima stagione, buona stagione, ma secondo me non oltre il 6 e mezzo, perché comunque non è che abbia fatto chissà quanti gol e chissà quanti assist da falso 9. Arriviamo a Bernardeschi. A Bernardeschi io ho dato 3. Ho dato 3 perché ragazzi, è inutile neanche stare qua a commentare. Bernardeschi ha fatto una stagione penosa. Molti parlavano di Bernardeschi come equilibratore, dava equilibrio. Ste stronzate qua lasciano veramente il tempo che trovano. A un esterno, allora ci si lamentava quando Allegri e Sarri l'hanno provato mezzala perché non è sul ruolo. Ci si lamentava quando Sarri l'ha messo trequartista. Giustamente ci si lamentava, attenzione. Per me era una mezzala e probabilmente mi sono sbagliato io, perché se poi Allegri e Sarri l'hanno provato lì e hanno visto che non andava, evidentemente. È stato criticato Sarri quando l'ha messo trequartista perché non era sul ruolo. Da esterno destro, ragazzi, era sul ruolo. Quindi non rompete le balle, non ha alcun attenuante secondo me, quindi Bernardeschi ha totalmente cannato la stagione. Per me rimarrà un giocatore normalissimo, non da Juventus, sicuramente non da grande squadra che dovrebbe puntare
altro oltre che a vincere lo scudetto, anche se sapete benissimo sono un po' rassegnato sulla Champions League, un po' tanto rassegnato sulla Champions League. Comunque Bernardeschi 3. A Higuain 4 e mezzo. Higuain l'ho sempre preferito Dybala semplicemente perché in un attacco a 3 è più funzionale di Dybala, ma il fatto che sia un ex giocatore non l'ho mai negato assolutamente. Il fatto che poi è tornato dal dopo lockdown in una condizione fisica penosa, perché se tu vai in Argentina ovviamente a trovare tua mamma, ok, quello che vuoi, però ti continui ad allenare. Purtroppo in questo anno Higuain non ha dimostrato professionalità, probabilmente consapevole che sarebbe stato il suo ultimo anno alla Juventus, consapevole che è stata obbligata la società a tenerselo, più che altro perché non aveva altre alternative, e quindi si è trovato e secondo me si è sentito un po' anche una ruota di scorta. E quindi, a parte tutto questo, a Higuain gli do 4 e mezzo, perché comunque ha fatto poco, ha inciso poco, ha avuto delle occasioni anche contro il Lione, le ha sbagliate. Quindi ragazzi, purtroppo Gonzalo è giusto che vada in Argentina, da quello che mi hanno riferito. Tra l'altro è già partito la notte stessa dopo Juventus-Lione in Argentina, questo adesso non so se sia vero o meno. Cristiano Ronaldo. A Ronaldo io gli do lo stesso voto di Elite, 8, non di più, perché secondo me si intestardisce molto, deve capire che il suo ruolo deve essere la prima punta, non ha più il passo dell'esterno. Abbiamo visto che comunque adesso non è per tornare sul paragone, però tra Messi e Ronaldo, Messi fa tutta la vita la differenza da solo ancora, perché questo Barcellona non è il Barcellona di qualche anno fa, quindi non si può dire che ma Messi fa questa differenza, guarda chi ha dietro, la differenza di Ronaldo. Sì, ma tutti davano quasi per spazzato addirittura il Barcellona col Napoli, con tutto il casino che arrivava, da tutto il casino che arrivava il Barcellona, e Messi ha deciso da solo quella partita. Ma a parte questo, Ronaldo ha fatto tanti gol, quindi per questo si merita l'8, e ha fatto i 2 gol che ci hanno fatto, tra virgolette, sperare contro il Lione, e quindi in queste partite nulla da dire, Ronaldo si prende la squadra sulle spalle, anche se il primo tempo fino al secondo gol suo è stato penoso anche lui, secondo me. Ha sbagliato tanto, egoista, punizioni battute sulla barriera, tante altre cose. Quando ha segnato il secondo gol si è sbloccato mentalmente, ha fatto anche delle giocate per i compagni, cosa che gli è mancato, secondo me gli è mancata tutto l'anno questa cosa di giocare per i compagni. Ronaldo ha bisogno di una squadra, a differenza di Messi, per me veramente lui ha bisogno di una squadra costruita per lui. Non può fare la differenza in mezzo magari a altri 10 giocatori normalissimi, cosa che secondo me Messi farebbe. Ma al di là appunto dei paragoni Messi-Ronaldo, Ronaldo merita l'8 comunque, perché nei momenti importanti a livello europeo c'è, questo non si può negare, a differenza magari dello stesso Dybala, che non c'era per il discorso appunto fisico. Però Ronaldo sotto questo aspetto non si può assolutamente discutere. Diamo il voto alla squadra. Squadra 4 e mezzo. E vi dico perché molti giocatori non sono stati professionali e professionisti, e questa è una cosa veramente che non si può accettare. Può esserci l'allenatore che vuoi te, che non vuoi te, ma tu devi essere sempre professionale. E non c'è stato spirito di sacrificio, non c'è stata voglia di imparare i dettami di Sarri, anche se è molto dittatoriale tra virgolette lui, ok, siamo tutti d'accordo, ha molti difetti, però sicuramente non c'è stata voglia e unità di intenti da parte della squadra. Quindi l'allenatore ha le sue colpe, la società ha le sue colpe, che adesso analizzeremo, però sicuramente i giocatori hanno le loro colpe, la squadra in generale ha le sue colpe assolutamente. Quindi squadra 4 e mezzo. Allenatore Sarri 5. Allora, ho dato mezzo voto in più a Sarri rispetto ad Allegri l'anno scorso, perché Allegri era al quinto anno e insomma ci si aspettava un qualcosina di più magari l'ultimo anno, il primo anno di Ronaldo, tante altre cose. A Sarri gli do l'attenuante del primo anno, gli do l'attenuante che non aveva più Cancelo ed Emre Can, quindi gli do l'attenuante che aveva tanti giocatori soggetti infortuni, che gliel'hanno preso un altro che era Ramsey. Gli do tantissime attenuanti sotto quell'aspetto, che non gli hanno preso i giocatori che sarebbero stati utili per lui, tantissime giustificazioni, però il 5 se lo merita secondo me assolutamente, per l'andata contro Lione,
il ritorno, diciamo un po' meno, però comunque non si è visto nulla, non ha dimostrato nulla anche con il materiale tra virgolette scadente che aveva, però qualcuno, cioè un grande allenatore, qualcosina per diciamo farti essere ottimista per il futuro lo fa vedere, no? La fa vedere. Quindi questa cosa qui Sarri non l'ha fatta, solo a tratti in qualche partita contro l'Inter, ad esempio, le due partite contro l'Inter e poche altre. Contro il Napoli in quei 70 minuti che poi abbiamo vinto 4-3 e ripeto poche altre. Sarri ha tantissime colpe sulla gestione della rosa, sul fatto appunto di essere molto dittatoriale sull'imporre le proprie idee, sul fatto che non è elastico mentalmente, sul fatto che non sappia leggere le partite. Questi sono grandissimi difetti di Sarri che sapevamo già prima e purtroppo li ha dimostrati anche alla Juventus. Merito suo che dalla seconda categoria è arrivato a vincere lo scudetto, ma è una cosa che vale per lui, non vale per noi tifosi juventini, perché sinceramente, ovviamente, noi non siamo Sarri e noi dobbiamo guardare all'interesse nostro, di squadra, di tifoseria e quant'altro. Quindi Sarri assolutamente 5, semplicemente mezzo voto in più a Sarri rispetto ad Allegri l'anno scorso, perché ha altre attenuanti, che insomma non aveva certi giocatori, non ha avuto certi giocatori che aveva Allegri, che in alcune partite l'anno scorso hanno deciso delle partite questi giocatori qui. Comunque Sarri, sì, Sarri 5. Oh, arriviamo alla società. Arriviamo alla società, ragazzi. Allora, finito il calciomercato dell'anno scorso, alla società diedi 5 e mezzo perché non completò il centrocampo, perché dissi lo scambio Cancelo Danilo fu scandaloso, perché dissi attenti, non è, il problema non è solo sì, al centrocampo, il problema è anche sui terzini, il problema è anche in attacco, perché Higuaín non può fare tutta la stagione là e Dybala non è un falso 9, quindi sei un po' in cacca anche per quanto riguarda l'attacco. Molti mi hanno attaccato, mi hanno criticato, ma abbiamo preso De Ligt, ma abbiamo preso Demiral, ma abbiamo comunque Ronaldo, abbiamo Dybala, non abbiamo fatto lo scambio Dybala Lukaku che io sono stato d'accordo, avrei ceduto Dybala ma non per Lukaku, sinceramente, e tantissime altre cose. Io ad esempio farei lo scambio tutta la vita Dybala Martinez, vabbè, ma è un'altra storia. E quindi queste cose qui sono state dimostrate a fine anno e qui ho avuto ragione. E qui ho avuto ragione, ragazzi. E quindi alla società ho avuto ragione e sono stato anche troppo ottimista, quindi non gli do neanche il 5,5. Io alla società gli do 3,5 perché se lo merita, perché è una programmazione che non, una non programmazione che non c'è, non da quest'anno, ma dal 2015, quando hanno sfasciato il centrocampo, hanno iniziato a sfasciare il centrocampo ad Allegri, e nel 2016, da quando non siamo più una grande squadra a livello europeo. Siamo un'ottima squadra a livello nazionale, vinciamo per inerzia. La società si è adagiata sugli allori e questi sono i risultati. Punto. Agnelli può incazzarsi con Paratici e Nedved che hanno scelto Sarri, però ha costretto questi due a scegliere Sarri perché l'anno scorso è stato costretto a mandare via Allegri per la questione dell'eliminazione del primo anno di Ronaldo con l'Ajax, ai quarti finale, tutto quello che vogliamo. E non era stato fatto un cambio generazionale prima, quando andava fatto nel 2017. Agnelli ha avuto il grande difetto di non essere di parola quando disse per il nuovo logo noi dobbiamo cambiare prima di essere costretti a farlo, ma per il campo questa frase non è valsa, purtroppo. E quindi il 3,5 è tutto anche di Andrea Agnelli e degli Elka e di tutta la società, diciamo. Questi sono i miei voti, ditemi la vostra, ovviamente.